You ass! Come here, ass! Fuck! Comunque, ecco qua, questi sono spunti comici di quelli belli. Di quelli miei. È bravissimo. Speriamo che tra di voi ci siano i produttori. Vabbè, basta. Uno. A 17 anni ho scelto un indirizzo mail strano, quindi adesso sono contrario ai trans giovani. Lo sapevo. Questa la devo spiegare. No, allora, per me ha senso, perché allora, quando avevamo 17 anni, no, ci siamo scelti l'indirizzo mail. E quando fai la transizione da uomo a donna o da donna a uomo, devi anche sceglierti il tuo nuovo nome. E se l'avessimo fatto con la maturità con cui ci siamo scelti la mail, se l'avessi fatto io adesso mi chiamerei Tottigol 1990. Una mail che adesso alle riunioni di lavoro dico sì, è la mia mail di lavoro. Avevo ragione a 17 anni, non invecchierà mai. No, però capito, cioè serve un cioè qualcuno che ti dica, magari altre persone trans che già l'hanno fatto, più mature, che ti dicano sei sicura che ti vuoi chiamare Artemide? E tu dici sì, certo, la dea della caccia. Poi stai a 60 anni e devi fare piacere, Artemide. Sei trans? Come hai fatto a capirlo? C'è un sesto senso. Due. Quando lo spacciatore è amico tuo e allora poco prima che finisca l'erba gli cominci a scrivere «Oh, l'hai vista la partita?» Così poi non ci rimane male che gli scrivi solo per l'erba. Tre. Sono tornati i saluti, non siamo pronti. Vabbè, devo cambiare titoli, ho già capito. Vabbè, però col Covid eravamo tutti uguali, no? Col Covid ci salutavamo tutti così, uomo, donna, tac, pugnetto. Invece adesso all'improvviso vedi uno e ti fa, oh, bello, e sono ritornati proprio i saluti. Oh, boom, boom, cioè quelli che non sa interpretare, no? E tu... Invece prima, dottore, anche zio, era tutto uguale. Io poi quei saluti sono scarso perché sono cresciuto all'Aquila. All'Aquila ci si saluta in due modi. Se incontri una donna, gli dai un bacio sulle guance. Se incontri un uomo... Prima gli dai il 5 e poi, uè, bomber, è tutto così. E questo vale, cioè, se incontri l'amico tuo, uè, tigre, oppure incontri il tuo preside delle medie, uè, squalo, è tutto, è così, uno e due. Vale per tutti. Se proprio sei amico della persona, puoi usare anche l'accrescitivo, però a quel punto l'animale è uno solo, puoi fare, uè, pescio, e poi... Fa il gesto di toccare il pene e subito ritrae la mano come a far capire che Malone ha toccato qualcosa di grosso, qualcosa. E poi subito dire, ma che ci tieni, una trave, oh, ma che è? Mettici la museruola, capito? Perché così sei veramente amico di questa persona. Se venite all'Aquila a trovarmi, vi toccano il pene dalle 15 alle 20 volte al mese. Però solo amici, quindi il consenso è a monte, perché se siamo amici puoi toccarmi il pene. Non, è una cosa che fanno solo i maschi, non so perché le donne ancora non abbiano... implementato tra amiche, si salutano, Fracico, oh, ma che ci tieni, una piscina? Mi stava a spari il braccio. Che, capito, se fossero tanto amiche potrebbero, un'idea, uno spunto. Dove erano rimasti? Andiamo avanti. La 3 era questa, e qui 4. Ce l'ho qua e dici, vabbè, bravissimo. Lo strano senso di colpa quando guardi per sbaglio le tette della ragazza di un amico. Gli uomini lo sanno, no? Perché per sbaglio dico, no? Non con malizia, che è diverso quando è la ragazza di un tuo amico, è diverso se è una tua amica che capita per sbaglio. Non so parlare quando le guardi con malizia, però per sbaglio che magari ti giri fai, capito? Però è stato un incidente, una tua amica, lei lo sa, tu lo sai, è posto andare avanti. Però con la ragazza di un tuo amico è più, cioè, ti senti in colpa e quindi fai tipo... Ah! Dai, Daniele, sei meglio di così, concentrati. E poi vai subito in paro, oddio, sicuro se ne è accorta. E allora cominci a guardare il torace di tutte le persone che ci sono nella stanza. No, è una cosa che faccio, io sono così. Cinque. Michael Schumacher si sveglia che parla italiano, finalmente. Questo è doppio miracolo. Michael, ma allora... Speriamo. L'ultima.
Emily Ratajkowski è un'ipocrita a usare se stessa come modella della sua marca di costumi da bagno, perché a lei quei costumi stanno così, alle altre donne no. È come se LeBron James pubblicizzasse delle scarpe che quando salti più di un metro all'atterraggio ammortizzano bene e quindi non ti sbatte il cazzo al ginocchio. No, grazie LeBron, conosco bene questa problematica. La cappella sulla rotula, ci vado in fisioterapia apposta. Questo non voglio neanche che sembri la solita battuta stereotipata sui neri che hanno il pisello grande. Io non sto parlando dei neri, io sto parlando di LeBron James, che è un afroamericano di 2,6 cm, pesa 130 kg. Quanto piccolo può essere il pisello di LeBron James? Spoiler, poco piccolo. Grazie mille.